Passiamo all'oggetto numero 3, richiesta chiarimenti in merito alla perdita dati sensibili, alla disfunzione dell'ente e dalla sorte dei progetti presentati che coinvolgono fondi PNRR post-sisma a seguito dell'attacco informatico subito dalla provincia di Perugia. Interrogante il consigliere Pastorelli e la sottoscritta, prego consigliere Pastorelli per illustrazione. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto la ringrazio per aver sottoscritto la presente interrogazione. Saluto la Presidente Tesei, appena arrivata. Ecco, questo è un argomento semplicemente complesso, quindi mi limiterò a leggere un pochino di date e di fatti che si sono susseguiti. In data 15 ottobre 2023, la provincia di Perugia ha subito un attacco informatico da parte dei cybercriminali, che sono riusciti ad accedere illecitamente ai sistemi informatici con l'intento di creare un disservizio attraverso la criptazione o la sottrazione di dati interni ad alcuni server dell'ente. In particolare, ci è pervenuta notizia che uno dei due server, in dotazione all'ente, sia andato completamente distrutto e con esso la completezza dei dati ivi contenuti. La provincia fin da subito, quindi la provincia di Perugia, ha fin da subito coinvolto le forze dell'ordine competenti a svolgere i primi necessari accertamenti al fine di valutare gli effetti, la loro entità e le conseguenze dell'attacco e che in data 16 ottobre 2023, come previsto dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, l'ente ha inviato una notifica al garante della privacy e alle altre principali autorità del settore. Considerato quindi che nei giorni successivi i tecnici dell'ente hanno provveduto ad attivare tutte le procedure necessarie al ripristino della funzionalità dei servizi, stimate che le possibili conseguenze in tema dei dati personali potrebbero riguardare il furto di identità, la perdita del controllo dei dati personali, la limitazione dei diritti e la conoscenza da parte di terzi non autorizzati di tutti i dati personali sensibili inerenti sia ai dipendenti diretti dell'ente, sia di tutti coloro che sono entrati in contatto con la provincia stessa, perché ad esempio si sono fatti promotori di progetti. Alla data del 30 giugno 2023, le correnti polizze assicurative si registravano essere in scadenza in data 16/3/2023. La provincia di Perugia, con determinazione numero 648, ha provveduto a fornire autorizzazione a contrarre per l'acquisizione di servizi assicurativi mediante procedura aperta telematica sopra soglia eurounitaria suddivisa in 8 lotti distinti, in modo tale da favorire la massima partecipazione e competitività da parte degli assicuratori che in tal modo avrebbero potuto aggiudicarsi il ramo assicurativo di proprio maggiore interesse, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il periodo 36/23/31/12/26, con previsione di opzione di rinnovo espresso. Nello specifico, il lotto 6, denominato Cyber Risk, è contraddistinto da un codice, comunque è agli atti, non lo vado a leggere, e con quindi un'importante base d'asta annuale pari a 40.000 euro, richiedeva da un lato la necessità di garantire continuità di copertura assicurativa dei rischi derivanti o connessi dall'attività e funzioni dell'ente, dall'altro però evidenziava la difficoltà dell'ente di reperire istituti assicurativi disposti ad emettere copertura adeguata a causa dell'elevato quindi rischio presente nel creare idonee condizioni di sicurezza atte a tutelare la privacy dei dati da proteggere. Tanto è vero che lo stesso lotto numero 6 risulta essere andato deserto senza che sia pervenuta alcuna proposta. In data 31 marzo 2023 la provincia di Perugia ha emesso una seconda determinazione con l'intento di rettificare la precedente, dopo aver rilevato un mero errore materiale relativo alla proroga tecnica di 6 mesi riferita all'eventuale successivo rinnovo espresso. In data 29/6/2023 è stata adottata la determinazione numero 1746 con la quale si intendeva aperta la gara per l'affidamento in appalto dei servizi assicurativi della provincia di Perugia per il periodo 36/23/31/12/26, con opzione di rinnovo espresso dal 1/1/27 al Tempo, consigliere. 31/12/29. Sto terminando, l'argomento è importante, poi capisco, ma appurato che in data 2 novembre 2023 il direttore generale dottor Bei ha relazionato in merito a quanto discusso in sede di comitato di direzione che
che ha avuto luogo in data martedì 31 ottobre 23, durante il quale si è deciso per il ripristino delle postazioni di lavoro, ad eccezione di due personal computer del servizio avvocatura. Tutto ciò premesso, intendiamo quindi interrogare la Presidente se vi sia conoscenza dell'eventuale presenza di una polizza assicurativa a copertura dei danni e date conseguenze derivanti dall'attacco informatico avvenuto, se l'attacco hacker alla provincia di Perugia abbia comportato danni anche per la regione Umbria ed in tal caso se essi siano stati quantificati o possano essere quantificabili, ed infine quali azioni si intendano porre in essere onde evitare disagi e ritardi ai soggetti interessati a progetti finanziati con fondi del PNRR e di ricostruzione post-sisma, tra le quali l'eventuale dilazione dei termini di scadenza degli adempimenti previsti. Grazie Presidente. Grazie, prego Presidente Tesei. Sì, grazie consigliere. Naturalmente faccio una premessa, ho anch'io appreso dai giornali dell'attacco hacker subito dalla provincia di Perugia e ho letto naturalmente con preoccupazione dei rilievi anche proprio dagli articoli di giornale sulla gestione e sugli impatti di questo sulle funzionalità della provincia stessa. Non ho ricevuto naturalmente dalla provincia alcuna informativa, ma peraltro assolutamente non dovuta. Per quanto riguarda le competenze della Regione, possiamo affermare che i sistemi che la provincia ha conferito al data center regionale, gestito da Punto Zero, non hanno subito alcuna conseguenza negativa. Il data center infatti è stato oggetto di nostra difesa durante l'attacco, anche da quelli volti alla sottrazione di dati sensibili. In questo senso, come sempre, Punto Zero ha agito con i più moderni strumenti in nostro possesso, e ciò appunto ha consentito la difesa dei dati che la provincia ha conferito a questo data center, cosa che non sappiamo se sia stato possibile per altri dati sempre della provincia ma gestiti su altri sistemi non riferibili a Punto Zero. E d'altra parte è chiaro che oggi i sistemi per potersi difendere dagli attacchi hacker devono viaggiare su una infrastruttura tecnologica che rispetta i requisiti ACN, che sono Agenzia Nazionale della Cybersicurezza. È quello che fa effettivamente la nostra gestione Punto Zero. La lotta agli attacchi hacker è sempre più centrale per la pubblica amministrazione, lo abbiamo visto perché anche noi recentemente abbiamo resistito a tantissimi attacchi hacker e la Regione, non a caso, vi ha investito molto attraverso proprio Punto Zero. Direi che anche in questo caso possiamo dire che direttamente e indirettamente questo è stato un banco di prova anche della bontà delle scelte che abbiamo operato per rendere più forti i nostri sistemi. Per quanto riguarda poi i supposti ritardi della provincia su interventi PNRR e piano complementare sisma, è necessario fare alcune precisazioni. La provincia non è soggetta a ottatore di opere finanziate dal Fondo Complementare Sisma, ma lo è per molti interventi legati alla ricostruzione pubblica, soprattutto tramite due ordinanze, quella del 2020 e del 2021, per totali 195 milioni circa. Come risulta dal report al 30 ottobre 2023 scaricabile dal sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, a due rispettivamente e tre anni di distanza da queste ordinanze di finanziamento, quella del 2020 e del 2021, le opere risultano ancora in fase di progettazione e trattandosi di edilizia scolastica il tema è naturalmente particolarmente delicato. Al momento invece non si ravvisano ritardi sui 40 progetti per complessivi 67,5 milioni ex PNRR di cui la provincia è soggetto attuatore. Certamente la vicenda dell'attacco hacker e la sua gestione riportata dalla stampa sia nella ricostruzione fatta che nei documenti interni apparsi sugli organi di informazione potenzialmente che possano comportare dei ritardi nell'attuazione delle importanti progettualità di cui è titolare la provincia non può che preoccuparci come ci preoccupiamo
di tutti anche i ritardi che possono manifestarsi nei vari fondi che sono attribuiti ai vari enti proprio per l'attuazione di questi progetti. La Regione, non essendo soggetto attuatore di questi progetti, non ha poteri sostitutivi, ma solo di monitoraggio complessivo. Ma naturalmente ribadisco anche qui in quest'Aula che la Regione resta a disposizione della Provincia nello spirito di leale collaborazione istituzionale, pur non avendo avuto da essa, come ripeto, alcuna richiesta al momento di aiuto o di condivisione di percorsi. Grazie. Grazie Presidente Tesei. Consigliere Pastorelli per la replica. Innanzitutto ringrazio la Presidente Tesei per la delucidazione. Lei, Presidente, ha ben citato comunque gli investimenti che la Regione ha fatto a protezione comunque dei dati per quanto di sua competenza per il tramite di Punto Zero, di questo le siamo grati. D'altra parte rimane una preoccupazione, come lei ha ben detto, ci sono alcune cose che a noi giustamente e a lei come in qualità di governatrice dell'Umbria possono sfuggire perché non di sua competenza. La preoccupazione, Presidente, rimane su questo, è anche grande perché visti i diversi progetti che sono depositati in provincia. Questa è la prima preoccupazione. Di pari passo abbiamo un altro tipo di preoccupazione, Presidente, che è politico-amministrativa, perché io vorrei riportare qui alcune testate di giornale che dicono chiaramente quanto è grave l'attacco hacker, dipendenti richiamate in riservo e riunioni annullate. Quindi sembra che la provincia di Perugia negli ultimi 2 anni sia ripiombata nella vecchia Unione Sovietica degli anni 60, come c'è un clima riservo, di sottomissione, lettere informali ai dipendenti quasi minacciati, così sembra, nessuno deve parlare, addirittura un consigliere provinciale, il consigliere Dominici, presidente della commissione controllo e garanzia, che convoca una commissione con l'audizione di dipendenti, gli viene sollevata l'eccezione di non poter convocare questa audizione e fino a lì ci possiamo essere, ma viene totalmente annullata la commissione d'imperio dal segretario della provincia. Ecco, questo è un fatto gravissimo col quale poi il consigliere Dominici penso che si adopererà in tutte le sedi. Ecco, questo è un pochino per far capire qual è il clima. Quindi c'è, Presidente, mi scusi, ma c'è una doppia preoccupazione da parte nostra. Una è quella amministrativa, ma l'altra è anche nella gestione politica di chi poi vorrebbe in un futuro magari ambire al ruolo di governatrice dell'Umbria. Quindi siamo molto molto preoccupati. Grazie Presidente. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 4, individuazione all'interno delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciale delle aree umide in cui vige il divieto dell'uso di munizioni contenenti piombo. Interroga il consigliere Puletti, Castellari e Mancini. Consigliere Puletti, prego. Sì, grazie Presidente. Questa interrogazione nasce con l'obiettivo di sapere se la nostra Regione sia dotata, o almeno abbia intenzione di dotarsi, di quello che è il catasto regionale delle zone umide all'interno delle cosiddette ZPS, ovvero le zone di protezione speciale, e delle ZSC, ovvero delle zone di conservazione speciale. Io torno su questa questione dopo aver provato ad inserire una mozione urgente nell'ordine del giorno di qualche consiglio fa, poi respinta, perché credo che sia fondamentale nell'ambito dell'attività venatoria avere chiarezza e soprattutto dare ai cacciatori, quindi al mondo venatorio, delle norme che chiaramente saranno tenute a rispettare, ma che siano chiare ed efficienti. Vero è che il Parlamento italiano con il cosiddetto decreto asset ha colmato quel vuoto normativo che la giustizia aveva creato dopo la bocciatura della circolare del Ministero dell'Agricoltura. Ma è altrettanto vero che rimangono ancora delle incertezze su come affrontare la gestione del porto di munizioni e contenenti quelle zone che ripeto, che ho specificato prima, la ZSP, le ZPS e le ZSC. Questa incertezza nasce proprio dal fatto che ad oggi non c'è una normativa chiara su come affrontare la gestione di queste particolari zone. L'Umbria, ricordo, che ha 2 zone umide che si estendono per circa 1.000 ettari, a Padule di Colfiorito e le Osi di Albiano,
ma conta altrettanto 96 aree classificate come ZSC e ZPS, una porzione quindi particolarmente ampia del territorio umbro che potrebbe essere soggetta a queste problematiche e che quindi renderebbe fin da ora necessario sapere se la nostra regione sia dotata o meno di un catasto regionale. Lo chiedo e lo chiediamo assieme agli altri colleghi che hanno sottoscritto questa mia interrogazione, il consigliere Castellai e il consigliere Mancini, per cercare di avere appunto chiarezza e risolutezza da parte dell'esecutivo affinché le doppiette in Umbria non siano loro malgrado vittime delle sanzioni della burocrazia soffocante ad opera sempre di una stessa mano, che è quella di Bruxelles. Grazie. Prego, assessore Morroni. Vicepresidente, consigliera Puletti, l'assessorato ha avviato una ricognizione cartografica delle zone umide presenti all'interno della rete Natura 2000 e delle aree naturali protette, parchi ed oasi di protezione. Ferma restando l'impossibilità di effettuare un censimento esaustivo rispondente ai criteri riportati nel regolamento UE 2021/57 della Commissione europea, ai sensi del quale tra le zone umide sono da considerare anche quelle a carattere temporaneo. Da un confronto con le regioni limitrofe sono emerse le stesse difficoltà sopra rappresentate, tanto che non risultano formalmente approvati catasti o elenchi regionali delle aree umide. Il tentativo congiunto dei Ministeri dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di fare chiarezza sull'applicazione del regolamento UE attraverso una circolare interpretativa non ha sortito gli effetti attesi a causa della bocciatura del TAR del Lazio. La modifica alla legge 157 del 92 che qualifica le zone umide non lascia spazio alle regioni di dettagliare ulteriormente la materia. L'argomento è attualmente attenzionato dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale che nella prossima seduta del 19 dicembre dovrebbe portare all'ordine del giorno anche il tema in questione. Nella riunione di preparazione all'incontro attualmente prevista per il 14 dicembre, l'assessorato rimarcherà la necessità di individuare una soluzione percorribile che consenta ai cacciatori di esercitare la pratica venatoria nell'assoluto rispetto della legge. Grazie. Prego, consigliere Puletti. Grazie vicepresidente, quindi da quello che ho intuito c'è chiaramente un work in progress, assessore. Io su questo ecco, la ringrazio per aver per certi versi rassicurato quello che sono le preoccupazioni del mondo venatorio. Rimarco anche che chiaramente lei saprà bene, ma credo che o mi è sfuggito o non l'ha citato, comunque sia c'è l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Francesco Bruzzone che proprio va ad incidere su quelle che sono le zone umide ricadenti all'interno dei siti di Natura 2000 e che impegnava, perché è stato approvato, il governo all'identificazione puntuale di tali zone, deliberando con atti formali proprio di ISPRA. Questo perché i siti di Natura 2000 sono molto presenti in Italia e non sono costituiti solo da zone umide, anzi in gran parte non lo comprendono. Quindi l'ordine del giorno dell'onorevole Bruzzone andava proprio ad identificare con la cartografia certe zone e per questo che si potrebbe accedere a quelle che è il catasto delle aree umide. Apprendo quindi che c'è una volontà da parte di questo assessorato e di questo ne sono assolutamente contenta e soddisfatta. Spero che si possa accelerare su quello che potrebbe essere una definizione su una situazione che chiaramente non dipende dalla regione, ma che comunque sia dobbiamo prenderne atto e cercare di risolverla, perché i cacciatori necessitano di indicazioni chiare su come interpretare questa norma e credo che la politica tutta e a tutti i livelli dobbiamo mettere in campo tutte le azioni per poter dare chiarezza, risolutezza e allo stesso tempo far sì che il mondo venatorio possa
vivere e convivere con quelle che sono le normative che, ripeto, spesso e volentieri non dipendono da noi, ma per esercitare al meglio l'attività, sicuramente incentivandola e non limitandola, nemmeno sottomettendola a quella che sono degli pseudotecnicismi che sono cavalli di battaglia non certo del centrodestra, ma sicuramente di ambientalisti che sono spesso esasperati. Grazie.